Ciao! Allora, benvenuti in un nuovo video. Dunque, oggi vi mostro la mia collezione di federe per cuscini che ho trovato da Wish. Quindi, ai tempi 95 centesimi di prodotto più 1 euro di spedizione, 1,95 euro o 1,90 euro in tutto. E ve le mostro perché le ho tutte qui. Ebbene sì, sono divise per categoria e per stagione perché le cambio sui cuscini che ho qui sul divano. A proposito, nel caso potrei anche mostrarvene uno. Allora, i cuscini sono questi classici quadrati, proprio quadrati classici, a cui io inserisco dentro l'imbottitura, la federa per cambiarle. Sono qui sul divano ed è per fare un po' decorazione. Allora, iniziamo e ve le mostro. Tirandole fuori tutte, ve le mostro per stagione, per ricorrenza, perché io normalmente le cambio in base alla decorazione. Partiamo con quelle natalizie, sì, molto, molto della stagione giusta. Allora, partiamo con quelle natalizie. Vi mostro la prima. Alcune sono doppie, altre singole, in questo caso da una parte bianca e dall'altra decorazione. Sono tutte quante quadrate, il cuscino che avete visto ci sta dentro benissimo e hanno tutte quante la zip così fino in fondo per inserirlo. Allora, scusate un secondo, ecco fatto fino in fondo. La prima è questa. Aspettate che mi sposto così, così l'inquadratura ci sta tutta. Questa è bellissima di Snoopy e poi anche il tessuto è bello, cioè. Provo a inserire la mano per farvelo vedere. Vedete che non è trasparente o un tessuto leggero leggero, sono belle e ce ne sono davvero tantissime. Cioè, vi consiglio di. Non vi lascio mai i link di dove le ho prese perché ora che le ordinate, ora che mi arrivano e ora che magari ve le mostro, sono esaurite. Però mettendo le fede, cerca Federe Natale oppure tutto, vi esce un mondo. Quindi ecco. La seconda che vi mostro, le prendo proprio in ordine come sono, eccola qua, anche questa è solo da una parte, e questa è di Pushin. Sì, ho una leggera passione, di Pushin ce ne sono tantissime, ma tantissime. Questa è natalizia sempre, e così, è bellissima, ma poi guardate i dettagli, cioè, è stampata bene. Se vi piace Pushin dovete prenderle perché io le adoro. Altra che vi mostro, vediamo un po'. Ecco, in questo caso è doppia, quindi double fascia, la mettete dove volete, ma la stampa è sempre questa. No, questa è semplice, ma è carinissima. Renna con la faccia simpatica. Anche qui ne trovate davvero tantissime, proprio anche simpatiche. E anche dall'altra parte sempre la renna. Vediamo un po'. Siamo sempre a Natale, sì, siamo sempre a Natale. Altra che forse avete già visto nelle foto, nei video, anche questa, sempre natalizia, Sweet Christmas, e hanno sempre la faccia simpatica. Mi piacciono queste qua con la faccia simpatica. E anche in questo caso è solo da un lato, ma tanto io le metto di decorazione sul divano, quindi sono perfette, cioè sono belle. E anche un bel tessuto. Ah, le ho lavate, stese. Una passata con il ferro dietro e non hanno fatto assolutamente niente. Vediamo, ecco un'altra natalizia. Questa è classica, semplice, solo da un lato, solo di qua. Ma a me piaceva da mettere, dato che ho quattro cuscini, ne metto due davanti e due dietro. E in quelli dietro che si vede solo una parte, quindi si vedeva solo questo bordino. E per me era molto bella, cioè è bella. Anche perché con quattro cuscini cercavo da arrivare a Natale delle federe. Poi, allora, con quelle di Natale abbiamo finito. Aspettate che me le avvicino. Ok, e adesso partiamo con quelle di Halloween e vi preparo. Anche qui c'è un mondo, ma c'è davvero un mondo. La prima che vi mostro, sempre doppia. Vogliamo parlarne? Questa è bellissima. Con la zucca ed è fatto uguale anche dall'altro lato. Mettiamo qui. Poi altra di Halloween, sempre doppia. Questa
Questa è una di quelle che ho pensato da mettere nelle parti dietro, così si vede solo una parte, ma c'è. Ecco, parliamone. Me sono bellissime. E poi queste sono quelle che mi sono arrivate. Ok, io ho preso, ma ce ne sono davvero tantissime. E quando arriva più o meno la stagione, sicuramente ci torno a dare un occhio. Ah, eccola, questa mi era arrivata da poco, che l'avevo trovata scontata, l'avevo presa. Sempre col gatto, ma guardate questa, ah, sempre doppia. C'è il gatto sulla scopa. Può essere di Halloween o può essere anche no, ma io la vedo bene per Halloween questa. Con il topino che prende il formaggio. Allora, questo è il topino. Ripeto, vogliamo parlarne. E poi c'è questa che sì, per Halloween oppure per la stagione comunque autunnale. Questa è l'unica di un tessuto un pochino più leggerino. Aspettate che provo a mostrarvelo. Infatti è un pochino trasparentina e si sente dal tessuto. È l'unica diversa. Ma comunque l'ho pensata da mettere dietro decorativa ed è fatta doppia e ha la zucca. Che può essere per Halloween o può essere autunnale. Poi vediamo che altre stagioni ho. Sì, allora, dunque, vi mostro questa perché è l'unica che mi era arrivata. Ma sono partita tardi, quindi vi aggiornerò nei video. È l'unica che ho di Pasqua. L'unica, ma perché le altre devono ancora arrivare? Sono partita tardi. No, beh, è bellissima, eh. Anche questa è doppia. Sarà che quest'anno, sinceramente, col fatto che Pasqua abbiamo passato in casa, non ho neanche avuto voglia di mettere decorazioni o cose più di tanto, quindi l'ho presa un po' prima di Pasqua, ma alla fine era solo una. Ma per la prossima Pasqua arriverò ad averne 4 per i 4 cuscini e li aggiornerò sicuramente nei video. Poi queste invece le ho viste e ho detto no, sono bellissime, le devo prendere, poi le metto un po' random in base alla stagione. Allora, queste qui hanno un tessuto, prima ve la mostro, poi prima ve la mostro e poi ve ne parlo. La prima è questa, doppia, sempre, ed è un unicorno con la faccia simpatica e può essere estiva, è carina. Allora, la cosa che è un tessuto bello, ma bello spesso, e poi un po' felpattino, aspettate, è un po' felpattino, ma il tessuto è bello spesso, cioè è davvero molto molto spesso, davvero sembra quelli che si compone nei negozi, è bellissima e poi è simpaticissima, estiva, ho da mettere fuori ogni tanto, a me piacciono. E altra però con un altro tessuto, il tessuto classico, perché questa era l'unica diversa, però sempre con lo stesso unicorno, perché io queste cose mi piacciono. Questa va bene con qualunque stagione perché c'è la tazza del caffè, c'è l'unicorno con la faccia simpatica. Sì, era nel momento del periodo unicorno, comunque colorata per la primavera, qualunque cosa. E sempre in tema primavera, o colorata oppure che mi piace, questa che è particolare, deve piacervi, ma a me piace da impazzire. I gufetti! No, cioè, vogliamo parlarne? C'è la famiglia di gufetti e premetto, io ho una passione per i guffi, cioè io divento matta per i guffi. Ma qui c'è la famiglia di gufetti, mamma gufo, papà gufo e il gufetto maschio e il gufetto femmina. Cioè questa è bellissima, vogliamo parlarne? Per me è bellissima, e, non so, estiva oppure la mettere, non lo so, la metterei fuori sempre perché io l'adoro. Altra molto colorata, anche se non pastellosa, sempre doppia, è questa a tema mandala, è una delle prime che ho preso e secondo me per tutte le stagioni questa qui va benissimo, fa colore. Ho ripreso un po' i colori caldi, arancione, rosa, perché comunque sia con stanza gialla e arancione, ci sta, ci sta. E per me anche questa è bellissima. E devo dire che siamo già arrivati all'ultima. Sì,
Già l'ultima, semplicissima, ma anche qui, se vi piacciono, si apre un mondo. E l'ultima è questa, Snoopy, la classica di Snoopy. Io amo Snoopy, è solo da un lato, ma è bellissimo. Anche questa, tutte le stagioni. Cioè, se vi piacciono Snoopy, ci sono anche gli altri personaggi, Pusheen, come avete visto, vi si apre un mondo. Però poi non voglio dirvi no, prendetele perché non finirete più davvero. E ne ho trovate tantissime. Allora, queste erano tutte le federe per i cuscini che avevo al momento, e che io metto fuori in base un po' alla stagione, al periodo natalizio, pasquale, autunnale con Halloween, oppure estivo solo per dare un po' di colore. Così, mi piacciono vedere un attimo un po' di colore, un po' di cose particolari, senza però stare a ingombrare la casa. Quindi cambio solo la fedaia del cuscino. Vi ho già detto che si lavano tranquillamente in lavatrice a 30 gradi e io le faccio a 30. Poi dopo le stendo, gli do una passata leggera con il ferro tiepido. Attenzione però, quelle sintetiche così, il ferro deve essere tiepido, oppure ci mettete sopra, ma non devo spiegarvelo io perché sono negata. Ci mettete sopra un asciugamano, un strofinaccio, qualcosa, e poi il ferro lo mettete sullo strofinaccio in modo che non si attacchi, perché lo sentite anche voi, è un tessuto sintetico. Se volete stenderla, se stirarla, se no la riponete, tanto poi andate a metterla di cuscino, sono quelle sintetiche e non vi fanno le pieghe, quindi potete anche non stirarle tranquillamente. Io spero di fatto un pochino di compagnia. Fatemi sapere qui sotto nei commenti quale vi è piaciuta, se vi sono piaciute quali, se le comprerete anche voi, se ne avete altre da consigliarmi. Come vi ho già detto, non vi metto mai i link specifici di quella che ho preso io, perché ora che la ordino, ora che mi arriva e ora che faccio il video, sono passati 3-4 mesi e sono sempre esaurite o ce ne sono delle altre a un prezzo più basso. Quindi home page, cerca. Vi si apre un mondo, anche perché ci sono tantissimi tag, quindi basta che dite Federa, cuscino, Natale, Pasqua, oppure in questo caso Snoopy o Peanuts. Vi si apre un mondo e le trovate sempre. Quindi inutile che vi metto un link, anche perché sarebbero esaurite. E adesso basta, sì, ho voglia di parlare, ma chiudiamo qui il video. Spero di avete avuto un po' di compagnia e noi ci vediamo al prossimo video. Ciao! Ciao, ehi, sono qui. Ciao! Ti sei ricordato di mettere un commentino? Mi raccomando, mettilo qui sotto e ricorda di essere iscritto al mio canale. Solo così potrai ricevere un regalino da me. Lo sai che estraggo ogni mese? Ciao!